Amici e amici di Rossini TV, oggi vi raccontiamo di Top Down. Che cos'è Top Down? Top Down è una grande manifestazione che si svolge per sensibilizzare l'attenzione di tutti al tema della sindrome di Down, ma lo fa attraverso uno strumento di grande bellezza, che è quello delle macchine cabrio, delle macchine scoperte. Il gioco di parole tra Top Down, cioè tra togliere il tettuccio alle macchine scoperte e portare al top invece tutti quelli che sono affetti dalla sindrome di Down, è un gioco di parole scoperto e vincente. Durante questa manifestazione molti si sono ritrovati per percorrere le strade della nostra zona, della nostra area, del nostro territorio, arrivando anche da altre regioni, dall'Emilia Romagna e dall'Umbria, e si radunano qua in Piazzale Europa per assistere, per seguire una serie di momenti importanti, appunto dedicati alla ricerca. Ascolteremo delle relazioni tecniche da un primario, che è quello che si occupa maggiormente di questo tema, e comunque anche altre testimonianze. Il tutto naturalmente nella grandissima bellezza di quest'area, di questa giornata, di queste macchine che sono un gioco per gli adulti, ma che oggi faranno scintillare gli occhi anche di tanti bambini. Con Carlo Rossetti tra gli ideatori di questa manifestazione. Top Down arriva alla sesta edizione, dico bene? Alla sesta edizione, oggi è una giornata particolarmente calda di luglio, ma diciamo siamo sopravvissuti. Ce l'abbiamo fatta, ma ancora manca il bello, perché stanno per arrivare le macchine qua in Piazza Europa. Le abbiamo viste partire questa mattina da Piazzale della Libertà, naturalmente per quanto riguarda Pesaro, perché poi altre partenze nelle regioni limitrofe, il momento conviviale con tanto di premiazione, e poi adesso stanno per arrivare qua, perché si arriva al dunque, si arriva al clou. Cosa sta per succedere? Ah, sta per succedere una cosa molto bella per la nostra manifestazione, perché grazie alle istituzioni che ci hanno appoggiato, praticamente il professor Strippoli, che è poi il destinatario, professore dell'Università di Bologna, che sta facendo uno studio sulla sindrome di Down, praticamente ci farà una conferenza spiegando i risultati che ha ottenuto quest'anno nel suo settore di ricerca. Con lui un grande amico, comico di Zelig, oggi protagonista di un programma su Rai 3, Guido Marangoni, che scrive anche su Repubblica una bellissima, diciamo, rubrica dedicata a sua figlia che ha la sindrome di Down. Quindi avremo una spiegazione dei risultati della sindrome di Down, seria, da un professore, tutto quanto, e mediata da prima di tutto il nostro Paolo qui e da Marangoni, che ci racconteranno in maniera easy il, diciamo, tutto l'avanzamento che sta succedendo nella sindrome di Down. Le macchine stanno per arrivare, perché stanno facendo la nostra bella panoramica di Pesaro. Noi abbiamo tagliato per arrivare qua a organizzare, però quest'anno veramente una bellissima sesta edizione. Io nell'introduzione ho già spiegato cosa vi lega, no? Il gioco di parole, Top Down, eccetera, ma non è l'unica cosa che vi lega, perché attraverso questa manifestazione voi riuscite a fare una raccolta fondi importante. Sì, diciamo, è una cosa che ci piace proprio fare, sostenere la ricerca. La ricerca in Italia, come tutti saprete, ha necessità di fondi, e quindi noi, giocando con le nostre auto scoperte, ma diciamo non solo giochiamo, ma cerchiamo di contribuire, di raccogliere qualche soldino da dare alla ricerca. La cosa è diventata veramente molto importante, perché al di là dei 64 equipaggi presenti nella nostra, diciamo, come oggi, passeggiata tra i colli e le bellezze della nostra regione, ognuno, ogni partecipante cerca di raccogliere dei fondi attraverso i suoi club dove partecipa. Magari c'è il club Ferrari, il club dell'SLK, il club della Mazda, e praticamente non è solo una raccolta dei singoli partecipanti, ma andiamo veramente a prendere qualche soldino da tanti amici in tutta Italia. E quest'anno ancora chiaramente non abbiamo fatto i conti, ma sembra che stiamo superando in maniera molto positiva e gli, diciamo, gli introiti dell'anno scorso, quindi ci fa molto piacere. Con il professor Pierluigi Strippoli, protagonista di questa giornata. Protagonista pur tra l'altro non essendo né proprietario di una cabrio e neanche tutto sommato appassionato di guida, mi diceva. E allora perché protagonista? Sì, sono un ciclista sostanzialmente. Questi amici, però, questi nato da un gruppo di genitori, questi piloti da anni fanno questa iniziativa di autoraduno per sostenere la nostra ricerca. Anzi, è nata proprio espressamente per questo questa iniziativa,
e quindi noi molto volentieri siamo beneficiari di questo raduno per sostenere con dei fondi una ricerca che si ispira al professor Lejeune per trovare una cura per la disabilità intellettiva per i bambini con trisomia 21. Una sindrome che mi diceva e leggevo fino a prima degli studi del professor Lejeune non era neanche considerata tale, veniva considerata una caratteristica e non qualcosa di difficile da indagare e possibilmente da curare. Certo, peggio ancora, veniva considerata una colpa dei genitori. Fino al 1959, anno della scoperta del professor Lejeune, si pensava che i genitori fossero alcolizzati o immorali o sifilitici. E fu veramente una rivoluzione per la medicina la sua scoperta che si trattava solo di un cromosoma in più, di un pezzo di DNA, e questo ha dato origine alla possibilità di capire meglio dal punto di vista biologico perché questo cromosoma ha questa compromissione di alcune funzioni e quindi si è aperta la possibilità di intervenire su di esse in modo razionale. La sua ricerca a cosa punta? Punta a evitare i casi o a venire incontro ai casi già acclarati e rilevati, magari puntando a migliorarne la qualità di vita? Di fatto rimane la più frequente anomalia genetica della nostra specie, perché non può essere prevista, può accadere a chiunque e uno su 700 bambini nati vivi avranno la sindrome. Quindi la vera questione è accogliere questi bambini e fare di tutto perché abbiano una vita più piena possibile. Per questo, oltre a tutti gli interventi che già sono in atto, educativi e sociali, è fondamentale però anche la ricerca medica, perché questo cromosoma in più in qualche modo danneggia il metabolismo, danneggia alcune funzioni delle cellule nervose e quindi noi vogliamo proprio aiutare i bambini che ci sono e gli adulti, perché se troviamo qualcosa per i bambini servirà anche per gli adulti, per ripristinare questo metabolismo più corretto che Lejeune ha indicato nell'acido folico come punto principale di intervento. E noi abbiamo con la nostra ricerca confermato questa strada e vorremmo iniziare una sperimentazione clinica, perché secondo noi il riequilibrio del ciclo dell'acido folico, che abbiamo dimostrato, è stato pubblicato qualche mese fa, che è danneggiato, noi pensiamo che questo ripristino possa migliorare lo sviluppo psicomotorio e le capacità cognitive delle persone con trisomia 21. Senza entrare troppo nel tecnico, raccontiamo ai telespettatori di Rossini TV a che punto è la ricerca e quali possono essere in questo momento le difficoltà, fermo restando che iniziative come questa e in generale una raccolta fondi diventano comunque indispensabili sia per la sua ricerca che in generale in Italia. Certo, lo sono per tutte le ricerche, per la nostra in particolare, perché trova difficoltà essere supportate a livello istituzionale. Devo dire che più del 90% dei fondi con cui sosteniamo il laboratorio è dovuto a iniziative come questa, che sono molto numerose. Il punto in realtà è molto avanzato, di fatto ne riparlavamo l'altro giorno in laboratorio, in pochi anni siamo passati dal ripartire in un certo senso da zero all'individuare un protocollo specifico di sperimentazione clinica. L'unico problema è ottenere le autorizzazioni, che si è rivelato più difficile di quanto pensassimo, per iniziare a vedere veramente in modo scientifico se nei bambini che assumono questa sostanza in modo controllato si può documentare un miglioramento rispetto a chi assume un placebo. Quindi adesso sono necessari comunque fondi anche per questa parte clinica della sperimentazione. Devo dire che è nata anche una squadra interdisciplinare, devo citare i colleghi della pediatria di Bologna, in particolare la dottoressa Chiara Locatelli e il gruppo di Padova della professoressa Lanfranchi, perché è stata proprio da questa collaborazione che è nata una ricerca interdisciplinare che affronta tutti gli aspetti, dal laboratorio all'assistenza del bambino fino ai test cognitivi, ed è anche in questi anni questa collaborazione, questa unità di intenti che ci ha portato a poter proporre un protocollo così complesso che sarà aperto a livello nazionale e appunto aspettiamo solo l'autorizzazione per poter partire. Premesso che in una giornata come questa è difficilissimo non essere ottimisti, il sole, le macchine, premesso che secondo me anche comunque insita nel mestiere del ricercatore ci deve essere una base di ottimismo, lei in questo momento è ottimista? Mi sembra di sì. Ma dal punto di vista scientifico oggettivo, anche se nessuno può mai prevedere l'esito di una sperimentazione, altrimenti non sarebbe tale, riteniamo di poter affermare
che sia la prima volta che viene proposto un protocollo che ha una base razionale sul cromosoma 21. Abbiamo trovato delle alterazioni di queste sostanze che sono sicuramente riconducibili al numero 3 di cromosomi 21 invece che 2. Da questo nasce la nostra positività, nel senso che in molti altri casi sono state date sostanze con vari tentativi ma che non fossero basati sul cromosoma 21, e noi sappiamo che se non c'è un cromosoma 21 in più non c'è sindrome di Down. Quindi è questo quello che ci rende fiduciosi nel senso biologico di questo tentativo. Se funzionerà sarà una cosa enorme, perché ad oggi nessuna terapia si è mai rivelata efficace per la disabilità intellettiva nei bambini con trisomia 21. Se non funzionerà, raccoglieremo comunque talmente tanti dati durante questa sperimentazione che sicuramente potranno indirizzare aggiustamenti successivi. Siamo con Guido Marangoni. Guido Marangoni è un autore, è uno scrittore, è un attore, ma soprattutto, ne parlavamo prima a tavola, da un certo momento in poi non è più niente di questo, ma è il padre di Anna. Esatto, ho perso il mio nome e sono diventato il papà di Anna. Anna è la nostra terza figlia, nata con quel famoso cromosoma in più che tanto ci spaventa, che è appunto la sindrome di Down. E io dal momento in cui insomma c'è stato quell'annuncio, devo dire che ho preso una grande paura, e nel senso che ho confuso la brutta notizia della sindrome di Down con la bella notizia che invece è Anna. Allora, quando è avvenuto l'incontro con Anna, ho voluto raccontarlo in tutti i modi possibili, cioè in tutti i modi che la fantasia, la creatività insomma mi hanno suggerito, e quindi scrivendo libri, facendo spettacoli, scrivo sul Corriere della Sera, vado a una trasmissione, partecipo a una trasmissione in Rai e faccio spettacoli in giro per l'Italia, in scuole, aziende, teatri, per raccontare semplicemente una cosa, che dietro alle diversità che incontriamo, alle disabilità che incontriamo, si nasconde sempre una persona. E quella è sempre una buona notizia da raccontare e da condividere. Dall'altra parte della telecamera abbiamo un pubblico, il pubblico di Rossini TV, e nel pubblico di Rossini TV abbiamo proprio di tutto, no? Per cui tra tutti quelli che stanno ascoltando magari c'è qualcuno a cui scatta una curiosità. E allora, per esempio, potremmo dire che Anna è la terza delle tue figlie, tra sì, l'altro, esatto. E che naturalmente il suo arrivo non è stato solo una trasformazione per te che sei diventato il padre di Anna, ma è stato un po' una trasformazione per tutta la famiglia. Sì, diciamo, effettivamente grazie per avermelo ricordato, perché poi c'è Marta e Francesca che sono le altre due sorelle di Anna, le nostre figlie. Come avete capito, a casa nostra tutte donne, a parte me che sono l'unico maschio, quindi io diciamo non posso dire nulla a casa, eseguo solo ordini e quindi vado in giro per l'Italia a parlare, perché a casa non riesco a parlare. Comunque, a parte le battute, Anna appunto è stata proprio uno stravolgimento un po' della nostra famiglia, ma anche delle persone che incontriamo, ma semplicemente perché, come dicevo prima, la notizia, la prima notizia che a volte appunto mette un po' paura, perché dico sempre è una brutta notizia la disabilità di solito, e nasconde la bella notizia che viene dietro, che è sempre la persona. Non mi stancherò mai di ripeterlo, perché questa dinamica avviene in tutti gli incontri che facciamo nella nostra vita. Diciamo che la disabilità lo mette bene in evidenza, la disabilità è una sorta di amplificatore, ma quando ci incontriamo, ecco, quello che vediamo, l'esteriorità, la diversità che vediamo, ma che può essere anche un ruolo sociale, un colore della pelle, qualsiasi cosa che volete, a volte nasconde la persona che ci sta dietro. Quell'imbarazzo che si crea e ci mette spesso, quando la diversità è molto grande, un po' in difficoltà, e allora normalmente scappiamo. Ecco, io invece sono convinto che se ci alleniamo, se ci aiutiamo a metterci un po' di sorriso, un po' di leggerezza anche negli incontri, nelle occasioni di incontro che possiamo creare, come questa, che è un'occasione di incontro che può essere anche strana di primo acchito così, ma che poi in realtà che cosa si conclude e che cosa fa di molto bello: incontrare le persone. Ecco, rendo conto di dire una banalità, ma è una delle cose più potenti che abbiamo a disposizione tutti, gli incontri che facciamo e che si intercettano, si sintonizzano nelle nostre fragilità, sono gli incontri più potenti che abbiamo nella nostra vita. Se li condiamo con un sorriso, allora diventano incontri ancora più belli e ancora più potenti. Per la conclusione ti faccio una domanda facile: com'è andato il raduno di oggi?
Allora, per me questo, allora io che insomma mi chiamo Guido, ok, però non è che guido proprio veramente bene, ecco, per me è sempre come avete presente quando i bambini vanno a Disneyland oppure nel paese dei balocchi, è sempre una grande sorpresa. Poi scoprire e incontrare persone con interessi completamente diversi, ma che poi appunto ci riuniamo e ci incontriamo e in cose molto semplici con il sorriso, allora questo è veramente bello e quindi vi ringrazio. Un caro saluto insomma a tutti gli ascoltatori di TV Rossini, Rossini TV. Paolo Ciaroni, abbiamo aspettato che finisse la manifestazione quasi per intervistarlo perché volevamo un resoconto conclusivo. Lui è la persona che ha comunque ideato tutto quanto, grande appassionato di macchine aperte, di macchine scoperte, la sua è questa Mazda alle nostre spalle. Sei riuscito con la tua passione innanzitutto a coinvolgere tantissimi appassionati e poi a creare con l'aiuto di Carlo questa unione con il tema portante della manifestazione che sta avendo comunque un grande successo. Sì, in effetti siamo partiti nel 2017, non ci conosceva nessuno, la prima edizione era diciamo una quindicina di macchine, neanche 30 persone al pranzo, e siamo arrivati oggi ad averne 67 macchine, oltre 120 persone al solo raduno, più tutte le famiglie che sono venute al pranzo. In sei edizioni abbiamo spostato qualcosa come oltre 300 macchine, quasi 500 persone. E secondo me sono un po' i numeri di un successo di questa manifestazione che abbina sia la scoperta del territorio, sia il piacere di viaggiare diciamo, con la capota aperta, ma anche questo diciamo, retrogusto di beneficenza che comunque far qualcosa per qualcuno è comunque un piacere. Possiamo dire che è andata anche bene col tempo? Lo possiamo dire, perché una giornata come questa è la giornata perfetta nella quale chiunque ha una macchina vorrebbe toglierlo quel tetto con la priscatole pur di liberarsi insomma e di stare un po' all'aria. Voi avete questa grande possibilità, ma è bella questa idea di top down, del tettuccio che cade ma che porta al top gli affetti da sindrome di Down. Questo binomio è stato quello vincente, quello di cui abbiamo parlato fino ad oggi, ne abbiamo parlato anche con gli altri ospiti che vi ha portato a questa edizione, che è la sesta edizione, una raccolta fondi importante che se va ad assommare tutti gli anni insomma comincia a permettere di realizzare cifre importanti, ma il professore ci ha spiegato che non bastano mai. Sì, sono cifre importanti, in realtà come dicevo noi siamo partiti quasi dal nulla perché chiaramente non si conosceva, poi negli anni questa cifra che siamo riusciti a donare è stata sempre incrementata. Voglio far caso a questo particolare che nei 5 anni precedenti noi che raccogliamo soldi per la trisomia 21 siamo riusciti a donare a questo professore 21.000 euro e questa cifra diciamo così casuale secondo me è anche un po' un segno che in realtà stiamo facendo bene, le famiglie sono contenti, sono andati via tutti contenti e il professore sì ne ha tanto bisogno perché a livello istituzionale purtroppo non ci sono altre sovvenzioni e noi cerchiamo di fare del nostro meglio con quello che ci piace per poterlo aiutare il più possibile. Nei saluti conclusivi alle persone che hanno ascoltato con molta attenzione tutto il momento istituzionale ma tutto il momento diciamo scientifico e anche un po' così spettacolare di racconto, nei saluti tu hai riportato un'indicazione relativa a questo QR code e alla pagina Facebook. Mi fai pensare che c'è la possibilità anche durante l'anno di procedere con donazioni o bisogna solo aspettare manifestazioni come queste? Allora no, effettivamente hai ragione, questa è una manifestazione che raccoglie molto interesse e chiaramente raccoglie diciamo, il consenso e i soldi fisicamente perché ci sono, però effettivamente durante l'anno abbiamo la possibilità di incontrare chi eventualmente avesse piacere di dare anche una piccola offerta perché anche una piccola offerta, anche fosse una piccola goccia che cade nel mare, comunque non bisogna dimenticarci che il mare è fatto di gocce, tante però sono gocce, quindi anche poco ci può aiutare. A questo punto è duopo l'appuntamento alla grande edizione 2024, abbiamo visto nelle varie occasioni oggi l'assessore Vimini che si è speso anche in questa direzione, allora Top Down 2024 sarà uno dei grandi eventi anche di Pesaro Capitale della Cultura. Sì,
Dobbiamo ringraziare tantissimo il vice sindaco Vimini, che non solo si è speso, ma in realtà ci ha diciamo, lanciato questa proposta, e noi ovviamente siamo ben contenti di raccoglierla, perché vogliamo che questa nostra manifestazione cresca sempre di più, per avere sempre di più l'interesse chiaramente dei possessori di macchine, l'interesse della gente che viene a vedere questo spettacolo delle macchine, ma soprattutto a avere sempre una raccolta maggiore di fondi che vengono comunque interamente donati al progetto del professore. È così che si sta, appoggiati alla macchina con le gambe incrociate per la conclusione di uno speciale, e questo è quello che volevamo fare. Siamo in mezzo a macchine bellissime, una giornata straordinaria, il sole ancora alto per questo nostro speciale dedicato a Top Down, questo evento così importante che abbiamo imparato a conoscere e che vi abbiamo raccontato con le telecamere di Rossini TV.